Pino è un maestro, quindi quello che dice Pino è a prescindere, da rispettare e da accettare. Io credo che noi abbiamo fatto una partita dal punto di vista dell'impegno, volitività, della dedizione, del sacrificio, di come si deve stare in campo, che era poi la richiesta che avevo fatto prima di ogni altra cosa, dopo insomma quest'ultimo periodo in cui da questo punto di vista avevamo fatto vedere qualche piccolo passo indietro. Credo che questa sera ci sia stata una grande risposta. Poi andando un attimino in profondità nell'analisi più tecnica della partita, al di là che è chiaro gli episodi sono sempre determinanti, se se ne fa una questione di palla che carambola e poi va dentro, un fischio che è dubbio che va da una parte o dall'altra, una palla che decisiva che poteva finire più da una parte piuttosto che dall'altra, io sono d'accordo ovviamente con il coach. Per quanto riguarda diciamo, l'analisi più profonda della partita, continuiamo a avere le cause che secondo me tecnico-tattiche che continuano a non farci sviluppare il nostro gioco come vorremmo è la nostra poca pulizia offensiva. Continuiamo a macinare gioco che però non è fluido, che però non è chiaro nelle nostre soluzioni offensive, e quindi molte volte non costruiamo tiri puliti, e quando purtroppo ne abbiamo costruiti anche di buoni, aperti, lay-up o tiri da vicino anche dopo una buona costruzione, poi manca la fiducia, perché l'attacco è tanto anche fiducia e confidence con se stessi prima ancora che di gioco e di altro. Quindi questo rimane una nostra difficoltà che dovremo pulire. Abbiamo tirato 15 volte più dei nostri avversari, però le nostre percentuali continuano ad essere molto molto basse, troppo basse. Se a questo si aggiunge l'altro problema atavico che a inizio stagione non era affiorato, invece nelle ultime partite continua a perseverare, è la bassissima percentuale di tiri liberi, che contribuisce a togliere fiducia e soprattutto in partite così equilibrate e tirate fa fortemente la differenza. Che non ce l'ha fatta, e quindi le sue condizioni verranno quotidianamente monitorate e il club come sempre farà i suoi comunicati in merito alla condizione dei giocatori. Aveva parlato dopo la partita in Coppa che i giocatori in chiave al centro del progetto, anche questa sera risposte solamente parziali da parte di alcuni giocatori. Ma non se ne fa una questione di peso, di numeri e di cifre. Questa sera si è giocato tutti, si è giocato senza nessun tipo di cartellino giallo da dare a nessuno, nella maniera più assoluta. Quello è stato un giusto richiamo al fatto che tutte le squadre hanno il leader, tutte le squadre hanno i giocatori che devono guidare il pullman, e quindi il mio era un richiamo al fatto che nei momenti di difficoltà anche noi dobbiamo avere i punti di riferimento in campo come tutte le squadre, quindi è inutile tornarci sopra, nel senso che questa sera non c'è da fare i voti dei bravi e dei cattivi, almeno dal mio punto di vista, questo lo lascio a voi. Questa sera c'è stato impegno, dedizione, si sono spaccati in quattro, abbiamo giocato con i quattro in posizione 5, i tre in posizione 4, i due playmaker, cioè abbiamo aggiustato per la mancanza del nostro centro tantissime cose, i giocatori sono tutti fatti trovare presenti, quindi non c'è nessun tipo di advice da fare a nessuno, nella maniera più assoluta. Torno un attimo sulla questione, Anosiche, quanto pensi che la squadra abbia pagato la sua assenza stasera? Sono cose che si dicono male, perché se se ne fa una questione teorica,
non so, con il PAOK tre rimbalzi hanno fatto, potevano fare la differenza, e lui è uno che fa, quello è il suo gioco, è la sua caratteristica principale. Questa sera al rimbalzo abbiamo tenuto, ma è chiaro che il peso in termini di taglia dei centri di Avellino erano tali per cui è un giocatore con le caratteristiche di Anosì che sarebbe stato importante, però di contro in questi casi il tempo che ha giocato Norvell stasera è stato assolutamente anche produttivo, il tempo che abbiamo giocato con il quintetto small ball ha messo in difficoltà i nostri avversari, perché comunque per Liune e Nezzerini correre dietro gente come Yang o Ferrero, insomma, non è una cosa facile, quindi no, c'è sempre un rovescio della medaglia e questo tipo di giochi sono solo teorici.